Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, mi vedete con questa faccia depression perché questo video l'avevo appena finito di registrare. Mi sono alzata, sono andata alle vostre spalle. La registrazione praticamente mi tagliava qua. Quindi ripartiamo. Non vado a reinserire tutti i prodotti che vedete, non so se riescono ad essere inquadrati, nella bustina di Kiko perché mi scoccio, quindi pescherò random e vi farò rivedere i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Questi dovrebbero risalire praticamente a tutta l'estate, cioè tutti i prodotti che ho terminato durante l'estate, quindi da giugno, diciamo luglio, finora che settembre. Partirei a questo punto dalle salviette struccanti. Ho terminato in questi mesi queste salviette struccanti, una da 20 pezzi, un'altra da 40 pezzi, quindi suppongo che sia più da luglio, agosto e settembre, perché di solito ne finisco di più. Questa è del Nuance, è un bio, un eco bio cosmesi, salviette struccanti certificate bio con cotone 100% biologico, rimuovono efficacemente il trucco, prodotto formulato con estratto di aloe bio e acqua di rose bio. Ho fotologicamente testate 20 salvietti, sono certificate EcoCert Cosmos Organic. Allora, quello che notavo prima e che ora vi andrò a dire di nuovo è che non è una confezione riciclabile, quindi è un prodotto che ha delle certificazioni bio per quanto riguarda gli ingredienti e la salvietta in sé, ma la confezione non è riciclabile. Questa cosa non l'avevo vista prima e nel video che avevo appena finito di registrare mi sono fatta praticamente nervosissima e non mi è piaciuta questa cosa. La salvietta in sé strucca bene, ha un po' di difficoltà per quanto riguarda l'eyeliner, però quale salvietta non ha un po' di difficoltà? Però questa cosa che la confezione non sia riciclabile mi ha fatto veramente girare i capelli, quindi non l'acquisterò mai più, o se lo acquisto non l'acquisto io ma mi viene acquistata. L'altra confezione che ho terminato è della Seta Blu, sempre con estratti di aloe vera. Sono 40 pezzi in questo caso, è un made in Italy. Queste qua le utilizzo da una vita e notavo praticamente che è riciclabile soltanto questo pezzo qui. La confezione in sé neanche in questo caso è riciclabile. Ci sono rimasta veramente, ci sono rimasta. Anche per questo ci sono rimasta. Comunque sono salviette che utilizzo da veramente tantissimo tempo. Sono fatte qua a Salerno. Vado a bussare alla fabbrica. Scusate, fate le confezioni riciclabili perché non si può sentire una cosa del genere. Comunque le salviette della Seta Blu mi piacciono tanto, struccano bene, sono ben impregnate di prodotto. Ok, passiamo oltre. Ora cosa andiamo a pescare? Peschiamo da qua. Allora, acqua di Vichy piccola, acqua termale di Vichy piccola, questa è da 150 ml che utilizzo da parecchio tempo. Di solito compro la confezione grande, come vi ho sempre detto, ho un piccolo problema di fabbricazione. Arrivata a un quarto più o meno della capienza si inceppa il meccanismo di spruzzo, quindi non si può sfruttare fino alla fine il prodotto. Invece con questa piccolina non ho avuto lo stesso problema. Io l'acqua termale la utilizzo per diversi scopi: semplice rinfrescante, al posto del tonico, come un fissante trucco, una vaporizzazione così fresca sul viso. Mi piace molto utilizzare l'acqua termale. Poi ho terminato della Benecos lo shower gel all'albicocca e fior di sambuco. Mi è piaciuto tanto questo shower gel, ha una capienza di 200 ml, una capienza non mi è piaciuta perciò mi sono bloccata. Vabbè, è da 200 ml, ho adorato il profumo. E cosa ancora più bella, ho adorato, dopo essermi lavata con questo prodotto, utilizzare la crema corpo e la crema mani per avere tutto una scia profumosa di fiorellini. Mi è piaciuto tantissimo.
Poi ho terminato della Botanica Naturalmente la crema piedi emolliente e nutriente con bioolio di mandorle dolci e bio riso e bio burro di karité. È una confezione da 100 ml, un bel cremozzo ricco che aiutava a dare una buona idratazione alla pianta del piede, alle cuticole dell'unghie dei piedi che sono più dure rispetto a quelle delle mani. Mi è piaciuta tantissimo. Io spesso e volentieri mi faccio comunque sia la manicure che la pedicure fatta in casa, e queste creme così veramente facilitano le operazioni. Poi ho terminato della Omnia, la crema viso ecobiologica idratante equilibrante anti lucidità all'aloe bio, aloe vera, da 75 ml. Come vi ho detto nella recensione, non mi è piaciuta questa crema, non tanto perché non è stata idratante, ma per quanto riguarda il fattore anti lucidità. Non ha funzionato, almeno su di me, e avevo sempre, comunque, quando la mettevo non avevo la sensazione che la mia pelle fosse, cioè avevo la sensazione che la mia pelle fosse invece molto più unta. Probabilmente questo senso di questo principio di antilucidità non ha funzionato al meglio. Poi proseguiamo. Sempre nella Botanica Naturalmente, la crema mani fresh, rapido assorbimento con bioolio di mandorle dolci e proteine dello yogurt. Una crema da 100 ml, quindi vi dura una vita. Un prodotto molto fresco, molto rapido di assorbimento, molto profumoso, e anche di questa giù trovate la recensione. Poi ho terminato dei fiori di magnolia, il gel viso detergente rinfrescante al addolcente per tutti i tipi di pelle, con estratti di cotone, fiordaliso e limone, acido lattico, pelle luminosa perfettamente detersa. 150 ml dal profumo più morbido e delicato che possiate mai sniffare. Un gel azzurrino che pulisce bene il viso la mattina, quindi una detersione rapida la mattina, aiuta a concludere la fase di struccaggio la sera, non tira la pelle, non la rende arida. Mi è piaciuto tanto, veramente tanto, molto molto buono. E poi il profumo era paradisiaco. Botanica Naturalmente ancora il Deo Roll-On Neutro con allume di rocca naturale, assorbe sudori, efficacia tutto il giorno, da 40 ml. Già vi ho raccontato storie super dei miei ormoni impazziti che non aiutano la mia vita sociale, non sto scherzando. Io durante il periodo in cui facciamo bungee jumping eccetera ho una sudorazione molto acida, quindi il 99% dei deodoranti non funge su di me, anzi amplifica questo senso sgradevole e di mio non sentirmi adeguata alla vita sociale. L'unico deodorante che mi ha aiutato tantissimo, lo sto usando ormai da più di un anno, è questo qua della Botanica. Mi tiene tutto sotto controllo, mi sento fresca e pulita tutta la giornata, perfetto. Ho terminato della L'Oreal il colorista nella colorazione Aqua Air, sarebbero i balsami con le maschere colorate per colorare i capelli, ovviamente. Questa era la versione che durava fino a 15 shampoo, praticamente un colore che ti si incolla nei capelli e non te lo levi più. L'anno scorso ero rimasta con tutte le puntine giallo verdognolo e le ho dovute praticamente tagliare perché sennò si continuavano a vedere. Quest'anno ho acquistato lo shampoo che aiuta a far andare via prima il colore e la situazione è un pochino meglio. Sono ancora verdognola, ma non come lo scorso anno. Però questi prodotti a colore pieno sono la fine del mondo, mi piacciono tantissimo.
Poi della Essence i cerottini nasali, di tanto in tanto li compro perché ovviamente aiutano a fare la pulizia del viso. Tra quelli che ho mai provato sono uno i più economici e due quelli che funzionano meglio. La mia crema solare di quest'anno, della Cliosan, crema solare baby UVA UVB, protezione alta, pelle chiara, 50, SPF 50, resistente all'acqua, da 150 ml, un bel cremozzo che mi ha protetta bene durante le prime esposizioni solari. Per quanto riguarda l'esposizione solare, ho terminato l'integratore alimentare che ho scelto quest'anno per proteggere la mia pelle dai raggi cattivi del sole, e anche questo sì, mi è piaciuto. Alla fine non ho avuto tantissimi problemi post esposizione solare, e la bronzatura si vede poco e niente perché ora c'è una luce bianca, ormai è terminata, però prosegue ancora. Della Stenom un gel detergente mani senza risciacquo da 50 ml, un prodotto comodo da tenere in borsetta all'evenienza, ma devi mangiare fuori, lo prendi, lo passi, evapora e puoi fare quel che vuoi. Della Lady Venezia un leva smalto aloe e oligo elementi per unghie sempre forti e brillanti e in forma, formula quick e easy, un made in Italy, 125 ml, mi sembra un euro l'ho pagato, sì, o un po' più o poco meno, e non è la prima confezione che utilizzo, forse la terza o la quarta, ho perso il conto. Mi piacciono molto questi leva smalto della Lady Venezia, anche se hanno acetone e quindi vanno leggermente a seccare l'unghia, però sono molto rapidi, quindi alla fine ci rimani poco sull'unghia e non la rovini tantissimo. Poi ho terminato l'ultimo pezzo del kit di Collistar per unghie perfette, questo era l'olio trifasico, se non sbaglio, Elisir Trifasico Unghie, quindi un olietto che era diviso in tre parti, andava shakerato e messo sulle unghie, sotto le unghie e sulle cuticole, lasciato agire, massaggiato, e serviva ad idratare le unghie. Può essere messo più e più volte a settimana, per esempio chi non porta lo smalto, oppure per chi porta lo smalto nella parte dietro, così comunque va a nutrire l'unghia, oppure quando si effettua la manicure. Di questo prodotto e dei suoi fratellini nella confezione esiste sia la recensione ovviamente, ma anche un video specifico, ve lo lascio nelle informazioni. Comunque mi è piaciuto tantissimo e poi aveva anche un buon profumo. Vado a cestinare questo pennello della seta blu. Io ho diversi pennelli della seta blu, costano poco, durano tantissimo, sono fatti molto bene, però dopo 7-8 anni di utilizzo comunque vanno cambiati. Questo da labbra ha iniziato ad aprire le sue setole, non stanno più in forma e non riesco più a essere precisa, però ha funzionato per 75 centesimi, andava avanti 7 anni, è bello che l'ho riguadagnato. Ho terminato la matita per le sopracciglia della Kiko, questa deve essere la Precision, quindi quella sottilissima, con un'ottima cera all'interno che aiutava anche a tenere leggermente in piega le sopracciglia e non colava, rimaneva veramente tutto bello sistemato. Ultimo prodotto per questo video, prima che perdo la voce, ho terminato la terracotta bombata della Jolie, la numerazione 02, da 9 grammi, una bellissima terra che aiutava a enfatizzare una bronzatura poco esistente o per niente esistente, bella, soffice, sfumabile, non creava macchie strane. All'inizio la comprai, forse sì, avevo già il canale, perché volevo fare il contouring, ma non avevo ben capito che una terra di questo colore il contouring te lo fa al contrario. Poi dopo ho capito e questa l'ho accantonata e l'ho utilizzata soltanto per enfatizzare la bronzatura, ma io all'inizio, quando imparai a fare un po' di contouring, utilizzavo una cosa del genere. Sorvoliamo. Comunque è stata veramente un'ottima cifra. Ok, speriamo che questa volta sia andato tutto bene e non succeda nulla di strano. Spero che si sia registrato tutto. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!